Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me? Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo tassista negli anni 30. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Polly e Sam. C'è un taxi qui! Andrà tutto bene! Sbrigati! Forza! Dove andiamo? Lontano! Veloci! Ti tengo sotto tiro! Se ci prendono siamo morti, ma tu ti becchi un buco in testa! Non voglio problemi! E invece ne hai, guida! Come cazzo sapevano dove eravamo? Non importa, dobbiamo seminarli. Ah, quante macchine abbiamo dietro? Per ora una, ma ne arriveranno altre. Tenetevi forte, mi è venuta un'idea. Oh,
chi erano quei tizi? Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Ok. Come va la gamba? Mi fa male, cane! Quando arriviamo chiamo il dottore. Magari non ha niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo. Siamo al fiume. Dove vado dopo aver attraversato il ponte? Inizio a stancarmi delle tue domande. Per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno! Era la scorciatoia? Li abbiamo seminati, no? No, non tutti! State proprio sul cazzo questi qui, eh? A volte i compagni d'affari litigano. Succede! Chiudi il becco, Poli! Più ne sa, più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Hanno mangiato la polvere! Non siamo ancora al sicuro, guida! Che quei poveracci impiegati nel cantiere stradale ce l'avranno a morte con noi. Fuori tre. Ricordi quante auto c'erano raccordo? Quattro. Forse cinque. Ma conoscendolo ne avrà chiamate altri. Mi sa tanto di sì. La prossima volta ci buttiamo più gente. Ce lo dovevamo aspettare. Quando il posto lo verrà a sapere succederà un casino. Non dureremo a lungo se non torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. A West Harbor Bridge d'assista, corri! Ok, vai a Little Italy. Subito. Non abbiamo finito. Non me l'aspettavo. Chiudi il becco. Parleremo di tutto una volta al bar.
Ok, ci siamo quasi. Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal don oppure no? Cazzo. Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina, hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazza. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni e per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora. Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Cosa sta aspettando? Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto! E stia attento! Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Thank you.
venga questo frastuono! Non riesco a pensare! Molto meglio. Vai in chiesa, eh? È già domenica? Guardi la strada, lei. Si fermi lì, vicino al barco. Siamo arrivati, St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Certo, come vuole. Proviamo un'altra corsa. Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Va a rilassarsi. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Guardali là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. Thank you.
posti davanti alla galleria. Grazie mille, ecco i suoi 50 centesimi, li spenda bene. Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica. Dove la porto? Little Italy. Sulla 21esima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supero il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno. Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Scheduled music programs and regular news bulletins brought to you by Lost Heaven Radio. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Oh, Gesù, ma che bro! Ehi, amico, ti ricordi di me? Oh! Ah, sì? Oh! Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Come stai? Via! Via! Siamo ovunque, bello! La città è nostra, non puoi scappare! Torna qui, c'è il coraggio! Sporca gli denti, Dino! Non te lo grandi occasioni! Grande teste, contate! Fate panico alle prese! Quel peone deve sempre farmi aspettare! Come va, ragazzo?
Dino, Lou! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Ci si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi, tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene. Vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Il capo è pronto? No, dovrai aspettare ancora un po'. Chi è il novellino? Un tassista, ci stiamo dando una mano. Accompagna il capo in macchina. Ma con nulla di valore. No, non ti sostituisci. Tengo d'occio. Detesto aspettare. Mi annoio a morte. Se il capo dice che non sei ancora pronto per chiedere il pizzo, che ci puoi fare? Non capisco che problema ha con me. Che dovrei fare per... È meglio se non lo chiedi, caro. La risposta potrebbe non facerti. Lui chi è? Il tassista, ti ricordi? Ah, sì, sì. Torna più tardi, con Poli o Sam. Per te il bar è chiuso, temo. Sports News.
Me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ti porto da Vinny. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per... dei lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Noi siamo lieti di incassare. Ora dobbiamo andare. Un bel viaggio. Se al Don servono altre, meglio incontrarci fuori città. Ricordo, stamattina in centro mi sembrava di vedere poliziotti ovunque. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. Ah! E se questa mazza non vi basta? Mi sono permesso di preparare delle molotov. Ehi, ehi, ehi. State attenti, però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Piacere di conoscerti, Tom. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Lo rattizzo io. Dopo torna qui se i ragazzi non ti hanno terrorizzato. Ti procuro un pezzo. Dai pure un'occhiata se vuoi. Basta che non prendi nulla. Ralph è in garage. Ci manca qualche venerdì, ma con l'auto è un vero potente. Lo scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccio. Per me è magia nera. Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphy, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphy? Sicuro, Poli, sì. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphy è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. E tu, vedete, non fate beccare a Pocera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa carriola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei ferito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Raff, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? C'è un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno. Dobbiamo... ecco gli sbirri! Seminali o paga la multa, a te la scelta! Ok, arrestatelo. Scendi subito dalla macchina. Queste non mollano. Tutte le auto, ora sta attraversando Chinatown. Scorre il sangue per le strade! Violenza! Attenzione! Guida via! Ci stanno ancora cercando! Ecco! Gli agenti stanno convergendo!
Dobbiamo sbarazzare. Guida con calma, Tommy. Non attiriamo l'attenzione. Comunicatelo subito. E gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del caneggio che è arrivato, se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma... ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi. Grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. Le ragazze che li frequentano. Le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi gestiamo l'Italy e i suoi lavorano a North Park e dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere donacciapatti. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Ok, ci manca poco. Le scagnozze di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul retro. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccole sono. Forza, di qua. Tocca a te, distruggigli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non ti sparano. Sarebbe bello se il capo ci mandasse a sbrigare altri lavori. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Arriverà il tuo turno. Si ricordi di pagarmi. Niente da fare. Ah, è un uomo di parole. Ehi tu! Ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire, scusa? Sarebbe a dire quello che ho detto. Che cazzo ci fai lì? Ma chi sei? Vuole sapere chi è quell'imbecille che ti ha messo le guardia qui? Dino. È stato Dino. È stato Dino? Fammi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello e Dino ti ha messo a guardare le macchine. Ascolta, ma tu chi diavolo sei? Conosci Dino? Certo, ma avrei potuto coglierlo alle spalle sta...
Vediamo un poco questa macchina. Ora prendi la mazza e datti una mossa. Io non lo farò al posto tuo. Facciate quelli idioti, sarai impagabile. Credo che non la guideranno più. Oh, merda! Ehi, lascia stare la macchina. Estendilo, Tommy! Hai deciso di morire, eh? Fatti sotto! Tu bravo, così si fa... Non prendono fuoco da sole. Almeno non così. Complimenti, Tommy, l'hai presa in pieno. È troppo comodo la carrozzeria in fiamme. Siete di volevo, l'avrò già sentita. L'avrà sentita l'intero quartiere. Ce ne dobbiamo andare, prendiamo l'auto di te. Come sai che questa è la sua? Se mi stai sulla minchia, ti prende il macchinone. Sei fuggito che scoprirò dove lo tieni. Ci segnalano veicoli in fiamme e stadio North Park. Prendiamo. Chi merda, sono la zona di Morello. Attenzione a chi portate dentro. Sfonda il cancello. Dobbiamo squagliarcela prima che arrivino gli sbirri. Sto ricaricando. Forza, sfonda il cancello. Tornate qui, bastardi. Oh, merda. I piedi verdi. Allora, beh, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati! Ma non facciamole diventare incazzate neri! Ok, esaminate. Ora restiamo nascoste finché non si stancano. Stanno ancora cercando. Tornate ai vostri compiti, lo prenderemo un'altra volta. Tutto a posto. Ora rientriamo e parliamo col capo. Ma Salieri non aveva gli sbirri sul libro paga? Qualche agente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le palle. Allora, com'è stato? Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo. Rubare l'auto a Tino. Ti è piaciuto? Sì, credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? Che ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Ma sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno baccato, non l'ho mai cantata. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. A volte è così. Tipo, se sei un cugino, oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col Don. Che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti, prima passiamo dal capo, e poi ci facciamo un bicchierino.
Beh, non ho impegni, quindi... E certo che non ho impegni! L'idea è di far bere Vinny così tanto che Luigi dovrà stenderlo di nuovo fuori dalla porta! Per me va bene. E certo che va bene! Non vogliamo farci notare. È successo alla macchina che vi avevo dato? Abbandonata. Perché? Era un rottame. Questa è meglio. Un'auto migliore col finestrino rotto. Un battaglia, non ha mai ucciso nessuno. È ancora con te. Così sembra, sì. Ehi, Gabo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? No. Ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi? È questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai? Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna, per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Sarei onorato, signore. Bene. Bene. Polly e Sam hanno garantito per te. Ma devi capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole. E chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte. Non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga. Ma se dovessi esagerare, ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Polly e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui... sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy?
della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia.